Quest'anno il sindaco di Coreglia qua con me, il rabbino capo Giuseppe Momigliano, chiamo per la città metropolitana il signor Cella, il signor consigliere Muzio per la regione Liguria, e parlerà poi per la CISL per i sindacati di Tullio, don Daniele Beronio, e chiedo di avvicinarsi per cortesia a Gilberto Salmoni che è qua con noi e al signor Lede. Per cortesia si avvicinino, vorremmo averli qua vicino con noi. Il signor Lede è il nipote di una signora che è qua nel campo di concertamento, la signora Margherita Levi, che oggi ricorderemo, e il signor Gilberto Salmoni è un reduce dai campi. Lo salutiamo con un grande applauso, signor Gilberto Salmoni. Gilberto, il papà del signor Levi ha inaugurato la nostra lapide proprio dall'inizio, quando abbiamo incominciato a commemorare, e sua nonna era qua detenuta nel campo e partì il 21 gennaio per la drammatica destinazione di Auschwitz. Do la parola a Elio Cunio, sindaco di Coreglia. Quest'anno il sindaco di Coreglia è qua con me, il rabbino capo Giuseppe Momigliano, chiamo per la città metropolitana il signor Cella, il signor consigliere Muzio per la regione Liguria, e parlerà poi per la CISL per i sindacati di Tullio, don Daniele Beronio, e chiedo di avvicinarsi per cortesia a Gilberto Salmoni che è qua con noi e al signor Lede. Per cortesia si avvicinino, vorremmo averli qua vicino con noi. Il signor Lede è il nipote di una signora che è qua nel campo di concertamento, la signora Margherita Levi, che oggi ricorderemo, e il signor Gilberto Salmoni è un reduce dai campi. Lo salutiamo con un grande applauso, signor Gilberto Salmoni. Gilberto, il papà del signor Levi ha inaugurato la nostra lapide proprio dall'inizio, quando abbiamo incominciato a commemorare, e sua nonna era qua detenuta nel campo e partì il 21 gennaio per la drammatica destinazione di Auschwitz. Do la parola a Elio Cunio, sindaco di Coreglia. È dal 2002 che ogni anno ci ritroviamo qui. E vi confesso che pensando in questi giorni alla manifestazione di oggi, mi dicevo che ancora come allora, nonostante siano passati 16 anni, e forse oggi ancora di più, sentiamo l'esigenza e la necessità di ricordare quei tragici giorni. La cronaca di oggi ci porta notizie tristi, voci che parlano ancora di intolleranza, di violenza, di difficoltà ad accogliere, episodi che sembrano voler banalizzare e irridere fatti e persone di quei giorni. Mi sembra importante che oggi siamo qui a dire ancora una volta che non possiamo dimenticare, che non possiamo dimenticare la sorte che ha toccato Anella, e che anche noi adulti dobbiamo fare attenzione a non banalizzare mai il nostro giudizio su ciò che accade intorno a noi, su certi episodi, perché Nella ad Auschwitz c'è stata davvero e non è più tornata. Mi sembra importante che in tanti siamo qui per dire da che parte stiamo, e lo dobbiamo gridare forte che siamo qui perché stiamo dalla parte dell'impegno e non dell'indifferenza, perché stiamo dalla parte di chi accoglie e non dalla parte di chi volta le spalle, perché stiamo con Nella e non con i suoi aguzzini. Quando stavo preparando il mio intervento, pare fosse venerdì o giovedì, mi è giunta la notizia che il presidente Mattarella aveva nominato senatrice Liliana Segre, al che ho lasciato il mio intervento convinto che stamane era giusto che fossero le parole di Liliana a guidare la nostra riflessione.
Per cui vorrei leggervi ora qualche passaggio di una testimonianza di Liliana Segre, rilasciata il 6 dicembre del 2001 a Venezia. E sono due brevi passaggi. Il primo relativo alla sua vita di ragazza, di bambina, anzi direi. Il momento in cui cominciavano a imperversare le leggi razziali e lei si era resa conto di essere considerata una diversa. E dice: io ero una bambina amatissima, vivevo in una bella casa della piccola borghesia, insieme a mio padre e ai miei nonni paterni, in quanto la mia mamma era morta poco dopo la mia nascita. Mi ricordo la sera di fine estate del 1938. Avevo fatto la prima e la seconda elementare in una scuola pubblica del mio quartiere, quando mio padre cercò di spiegarmi che siccome eravamo ebrei non sarei più potuta andare a scuola. Quel momento ha segnato una cesura tra il prima e il dopo. Era difficile per mio padre, con un sorriso commosso, spiegarmi quel fatto. Io che mi sentivo così uguale a tutte le altre bambine, invece ero considerata diversa. Mi ricordo la fatica di dover cambiare scuola, di non dover dire mai niente dei primi giorni della nuova scuola di quello che io ero al di fuori delle mura scolastiche. Le bambine con le quali ero stata a scuola nei primi 2 anni, quando le incontravo per strada, mi segnavano e dicevano che io non potevo più andare nella loro scuola in quanto ero ebrea. Io sentivo e vedevo quelle risatine e non capivo perché facessero così. Era difficile essere cittadini di serie B, in una zona grigia come la nostra. La solitudine si faceva tangibile, vedendo coloro che finora erano stati amici allontanarsi da noi, perché è sempre facile essere amici di chi è sulla cresta dell'onda, ma non di quelli che sprofondano inesorabilmente. Mi ricordo che non vivevo più, che non venivo più invitata alle festicciole delle amiche. Alcuni genitori dicevano alle figlie di non invitarmi alle loro feste, a casa loro. Mi ricordo che queste cose che vedevo le leggevo come una maturità inadatta alla mia età. Mi ricordo che non potevamo più ascoltare la radio. Dovevamo chiedere il permesso per fare tutto. La cameriera che seguiva mio nonno, che era malato del morbo di Parkinson, non potevamo più tenerla. Erano molte le cose che non potevamo fare, proibite, e ci venivano indicate in modo sottile, sotterraneo e universalmente accettato. E poi volevo ancora leggere un altro passaggio che invece è successivo alla sua permanenza ad Auschwitz, quando i tedeschi, sentendosi ormai alla fine, cercavano di cancellare le loro tracce, per cui le avevano fatte uscire da Auschwitz. E dice Liliana: non capivamo niente e le nostre guardie che camminavano insieme a noi buttavano via le divise, le armi, si mettevano in borghese, in mutande, mandavano via i cani che erano stati proprio il simbolo del potere del soldato SS. I cani andavano e poi tornavano e non capivano più niente. Noi eravamo sbalordite, con i nostri occhi, con la nostra debolezza, con le gambe che non reggevano più, vedevamo la storia che cambiava davanti a noi ed era una visione apocalittica, straordinaria, incredibile. Si mettevano in mutande e buttavano via quella divisa che aveva terrorizzato gli eserciti di tutta l'Europa. E quando anche il comandante di quest'ultimo campo vicino a me, quasi mi sfiorava, si mise in mutande, quell'uomo alto, sempre elegantissimo, crudele, sulle prigioniere inermi, e buttò via la difesa sul fosso, la sua pistola cadde ai miei piedi ed io ebbi la tentazione fortissima di prenderla e sparargli. Io avevo odiato, avevo sofferto tanto, sognavo la vendetta. Quando vidi quella pistola ai miei piedi, pensai di chinarmi, di prendere la pistola e sparargli. Mi sembrava un giusto finale di quella storia. Ma capii di essere tanto diverso dal mio assassino, che la mia scelta di vita non si poteva assolutamente coniugare con la teoria dell'odio e del fanatismo nazista.
Io, nella mia debolezza estrema, ero molto più forte del mio assassino. Non avrei mai potuto raccogliere quella pistola e da quel momento sono stata libera. Grazie. Grazie. Elio Cuneo, anno dopo anno ho avuto il compito di portare un piccolo tassello degli avvenimenti del campo. Quest'anno il tassello che aggiungiamo è assolutamente legato al viaggio drammatico. Perché? È perché proprio in questo viaggio drammatico che troviamo le parole che Elio ha appena letto. La cosa straordinaria della partenza del 21 gennaio di quest'anno è proprio la nomina di Liliana Segre. Perché? Perché Liliana Segre, il fato ha voluto, è sul treno con i detenuti di Calvary. Partono con lo stesso treno. Perciò al pensare a tanti anni di distanza, a questo buco nero di questo viaggio senza ritorno, e adesso vi leggerò alcuni dati di chi c'è su quel treno quella mattina, sapere che una donna, e anche questo secondo me è molto importante, che sia una donna che prende il peso della memoria e la porta in un istituto così alto della nostra democrazia nel compito di essere senatrice a vita. Quel 21 gennaio del 44 si conclude la permanenza degli ebrei all'interno del campo di Calvary e quest'anno diamo anche dal punto di vista cronologico dei dati molto più precisi. Partono gli ultimi 20 detenuti, 8 detenuti tra cui Margherita Levi erano stati trasferiti a Marassi il 5 di gennaio, un gruppo era già stato trasferito a Marassi. In data 30 gennaio sono tutti al carcere di San Vittore a Milano e si compone il convoglio numero 6, è un convoglio che viaggia sotto la sigla RSHK, vuol dire che da questo momento quei detenuti sono definitivamente in mano all'esercito tedesco, in particolare alla SD delle SS genovesi, comandata in quel momento dal maresciallo Max Ablinger, che è lo stesso che viene la mattina a ritirare i detenuti qui nel campo. Su quel treno sono 605 persone. I bambini, e abbiamo individuato i bambini analizzando tutte le date di nascita delle persone presenti su quel treno, i bambini sono 36, cioè quelli nati a partire dal 1931, abbiamo ritenuto come data per indicarli come bambini. L'Anella Tias, che stava compiendo 6 anni, non è la più giovane di questo convoglio. La più giovane del convoglio si chiama Fiorella Calò, viaggia tra le braccia di sua mamma ed è una bambina di 6 mesi di età. Gli anziani, cioè quelli nati prima del 1885, sono 158. La più anziana di tutto il convoglio è la signora Esmeralda Diena, di 87 anni. Secondo i dati dell'archivio di Auschwitz, superarono di 605 persone che scendono alla Judenrampe 97 uomini che furono tatuati coi numeri da 173.394 a 173.490. Le donne immatricolate quella mattina sono 31, dal 75.174 al 75.204. Uno di questi numeri è Liliana Segre. E io credo che sia una cosa straordinaria per noi aver avuto, lasciatemi usare una parola un po' forte, aver avuto questo dono. Il dono che la Liliana Segre sia una senatrice a vita è davvero un dono straordinario.
esterno, amico, è il rabbino capo della comunità ebraica genovese e porta la sua parola, la sua testimonianza, ma soprattutto la sua presenza culturale di rappresentante di una comunità così importante per la cultura italiana, che qui pagò un prezzo ingiusto e infame per l'imbecillità del fascismo italiano. Prego Giuseppe. Grazie sempre a Gitto Viarengo per questa accogliente, cordiale saluto a tutti, al sindaco, le autorità, i ragazzi. Abbiamo sentito prima ricordare le parole di Liliana Segre, questa l'umiliazione delle leggi razziali. Abbiamo sentito ricordare l'età dai più piccoli, deportati di pochi mesi, alle persone anziane. Ora, tra questi due eventi c'è un collegamento, cioè tra le leggi razziali e la deportazione indiscriminata di tutti gli ebrei, c'è un legame. Dal momento in cui, 1938, sono 80 anni, venivano decretate le leggi di discriminazione contro gli ebrei, in cui si attribuiva a questo carattere la diversità e quindi il sospetto, l'emarginazione, la discriminazione di una parte della popolazione. Da quel momento si apriva la strada verso la deportazione. Dal momento in cui una categoria di persone viene definita, indipendentemente dall'identità di ciascuna persona, perché ognuno di noi ha una propria identità personale, dal momento in cui questa identità personale viene meno e si definisce una categoria come un pericolo da cui prendere le distanze, e dal momento in cui la concezione aberrante del razzismo viene diffusa e viene riconosciuta, si apre la strada per la deportazione, per l'annientamento. Questo va ricordato, perché è una pagina della storia che era stata aperta prima in Germania dal nazismo, in Italia col fascismo 1938, una pagina che ha portato agli orrori, quindi non va dimenticato, non va dimenticato, non va sottovalutato quali possono essere le tragiche conseguenze in cui anche soltanto si lascia aperto uno spiraglio a un discorso di razzismo. Questo è un insegnamento che deve essere sempre presente nelle nostre coscienze, mantenere che questi momenti di ricordo siano qualcosa che ci stimola giorno per giorno a essere attenti a perché quello che è avvenuto non si ripeta nuovamente. Qualche parola di preghiera che insieme a Nellatia, insieme a coloro che sono partiti da questo luogo, vengano ricordati tutte le vittime innocenti e il loro martirio sia per noi appunto un monito a che la nostra coscienza rimanga sempre attenta e vigile. Preghiera ebraica. El male rachamim, shochen bamerumim, dayan al manot, ravi et tomim. Tamzem en ukan e konar, kanfe shechina, emaalot, kedoshim utavim, kezor araki, amazirim, lenishmot, rivivot, alfe Israel, anashim, fata, shenergu, shenishchatu, shenechneku, venisrefu, ונקברו חיים על קידוש השם. נגד ה' יעמדו לגורלם, יבואו שלום, וינוח על משכבותם, ויקומו לקץ הימים לחיותם, ונאמר אמן. Signore Dio di misericordia, che abiti nell'eccelso, che procuri giustizia alle vedove, che sei padre degli orfani, dono il giusto riposo nella provvidenza, insieme ai santi che splendono nel firmamento le anime
e le miriade di migliaia di ebrei, uomini, donne e bambini, che furono uccisi, scannati, strozzati, bruciati, sepolti vivi, santificando il nome di Dio. Riposino in pace alla fine dei tempi, risorgano alla vita e diciamo Amen. Amen. Regalare a questa terra un albero di gelso è un gesto per tenerci in contatto con le persone di ieri, che hanno vissuto e sofferto con tutte le persone di oggi, creatori di vita che in un giardino, in un bosco, in un orto o in qualsiasi luogo da loro vissuto lavorano per un futuro di pace. Il pannello che vedete alle mie spalle è stato messo 2 anni or sono dal circolo culturale vivissimo dell'Ascito Cuneo e dall'amico Renato Lagomarsino, che vedo qua come ogni anno puntuale, ed è una sintesi che ricorda i fatti e gli avvenimenti. All'interno del pannello c'è il documento che venne scritto quella mattina quando gli ebrei furono portati via dall'SS, e altrettanto importante la foto dei partigiani della brigata Giustizia e Libertà Matteotti, che nella notte del 2 luglio 1944 liberarono definitivamente il campo. E vedete, se ci fosse bisogno di quanto è stata importante la resistenza, anche in questo caso sono gli uomini della resistenza che chiudono definitivamente il campo di concentramento di Gaza. Abbiamo il giovane sindaco di questa scuola, sindaco dei ragazzi, che ci porta il suo saluto. Buongiorno a tutti, sono Dario Granelli, sindaco dei ragazzi della scuola media di Cicagna, e voglio porre anche a nome dei miei compagni questa piccola pietra d'inciampo per ricordare Anna Mattias. Il 5 agosto 1938, sulla rivista La difesa della razza, viene pubblicato il seguente manifesto. Punto 1. Le razze umane esistono. Punto 8. È necessario fare una netta distinzione tra i mediterranei d'Europa da una parte e gli orientali e gli africani dall'altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche, stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili. Questo della razza è quello che supportò il voto in Parlamento, lo stesso Parlamento che utilizziamo oggi, nell'autunno del 1938, la trasformazione dei decreti leggi in leggi definitive. Ecco, noi stiamo portando una manifestazione in giro per il Tigullio, la replicheremo il giorno 27 a Sestri Levante, dove un passo determinante da questa lettura che avete voi fatto è: ricordatevi che l'infamia del fascismo italiano arrivò a votare in Parlamento per acclamazione le leggi razziali. Le leggi razziali furono votate per acclamazione. Credo che sia un segno indelebile di quanto male abbia fatto la dittatura fascista al popolo italiano. Io ho tra le mani la prima pietra d'inciampo che adesso metteremo a dimora, una piccola targhetta di rame. Partiamo da Nella Tias, nata a Torino l'11-3-1938.
morta ad Auschwitz il 6 febbraio del 1944. È un gesto simbolico che facciamo compiere al nostro sindaco dei ragazzi, che l'appoggerà per ora provvisoria sul monumento a Nella Tias. Ma certamente, ma certamente. Lei che porta il suo contributo, vengo qua, mi do un minuto.